Amici sportivi alla visione, immagini che vi giungono dal campo sportivo Posto di Prato La Serra, 21esima giornata del campionato nazionale Under 15 riservato alle società di Serie A e di Serie B. Si affrontano sul sintetico dell'impianto sportivo irpino i padroni di casa dell'Avellino e gli ospiti del Bari. Padroni di casa in completa tenuta verde, biancorosso per il team pugliese. Passiamo subito alla lettura delle distinte, partiamo dalla squadra che ospita l'Avellino, che schiera Romano tra i pali numero 1, numero 2 Riccardis, 3 Stabile, 4 Virgilio il capitano, 5 Lupoli, 6 Serpico, 7 Gambino, 8 Pietro Luongo, 9 Palomba, 10 Antonio Mozzillo, 11 Andreozzi. In panchina siedono Martire, Arena, Conte, Lecce, Marchese, Benedetto Mozzillo, Leone, Viscovo e Potenza. L'allenatore è il signor Pasquale Iuliano. Il Bari risponde con Messina tra i pali numero 1, 2 De Cagolis, 3 Matarrese, 4 Fucci, 5 Pinto, 6 Lo Foco, 7 Signorile, 8 Di Noia, 9 Ferrante, 10 Agostinelli, 11 Massari. In panchina Plitco, Andrisani, Daniele, Di Pinto, Capobianco, Martelli, Gadicchio, Samele e Sibilla. Allenatore è il signor Giorgio Dretrizio. L'arbitro è il signor Giuseppe Maria Manzo, appartenente alla sezione di Torre Annunziata. Tutto pronto per l'inizio del match, giornata piovosa quest'oggi a Prato La Serra. Il calcio d'inizio sarà battuto dall'Avellino, che nel corso di questo primo tempo attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. La squadra irpina è già schierata all'altezza della propria metà campo, anche il Bari ora si compone nello schema. Avellino Under 15 che è chiamato a riscattare la sconfitta subita la settimana scorsa a Latina per una rete a zero. Invece il Bari ha impattato 1-1 in casa con il Perugia. Il match è iniziato, Signorile lotta. Da De Cagolis all'indietro per Messina. Manovra la formazione pugliese. Ancora il Bari. La verticalizzazione. Ecco Signorile, lo scambio con il numero 4 Fucci. Il pallone è uscito, rimessa laterale per l'Avellino. Con le mani Stabile. Antonio Mozzillo. Ancora Antonio Mozzillo che porta palla sull'out di sinistra, si accentra Andreozzi, allarga il gioco sulla destra a beneficio di Gambino, ancora Gambino, duello in velocità con l'avversario, Gambino si porta sul fondo il cross, deviazione di Umbarese, primo tiro d'angolo per la formazione di casa quando il match è iniziato esattamente da un minuto, 0-0 qui a Prato La Serra tra Avellino e Bari. Sarà lo stesso Gambino ad andare a battere dalla bandierina. Palla al centro dell'area, colpisce di testa Antonio Mozzillo. Prova a ripartire il Bari. Il contrasto efficace di Stabile. Si lotta in un fazzoletto di terra. Lo scatto di Andreozzi viene fronteggiato da De Cagolis. Brutto fallo di De Cagolis. Rischia il giallo. Il numero 2 pugliese, richiamo verbale. Calcio di punizione per l'Avellino. Terrato Andreozzi che si rialza dolorante alla spalla sinistra, calcio di punizione per la formazione di casa che torna a farsi minacciosa. Ancora a Gambino la battuta del calcio di punizione, siamo sul versante di sinistra, due gli uomini sistemati in barriera da Messina. Si attende il fischio dell'arbitro, che ricordiamolo è il signor Manzo di Torre Annunziata. Le raccomandazioni del direttore di gara ai contendenti. È pronto Gambino a battere il piazzato. Traiettoria bassa! La respinta di Messina sul tocco di Virgilio. Secondo del primo tempo, opportunità per la formazione di casa che è partita sprombattuto. Ecco il contropiede tentato dagli uomini di Tetrizio, Signorile. Non controlla nel migliore dei modi il numero 9 Ferranti. Ancora Avellino con Pietro Luongo.
Antonio Mozzillo, quest'oggi maglia numero 10, ancora Antonio Mozzillo, si porta sul fondo, il traversone breve e basso e facile preda dei difensori baresi, ma l'Avellino resta in zona d'attacco, con le mani è pronto stabile ad andare alla rimessa del faro laterale. Stabile il cross, l'uscita sicura di Messina che si lascia sfuggire il pallone, rimedia un compagno, rincorre la sfera Riccardis che si accontenta della rimessa laterale. Buoni ritmi già dall'inizio gara, soprattutto per il merito dell'Avellino che sta facendo la partita, sta assumendo una certa supremazia territoriale. Ora Di Noia, il Bari non riesce a ripartire, ancora stabile per l'Avellino, appoggia sulla sinistra Antonio Mozzillo, Andreozzi, il tocco di Andreozzi, la sfera è preda di Agostinelli, lotta l'Avellino, Fucci per il Bari, prova a distendersi la formazione dell'ex calciatore professionista Giorgio De Trizio, signorile, la porta è sguarnita, c'è il vantaggio del Bari con Ferrante, il tocco facile del numero 9 biancorosso. Tagliata a fette la retroguardia biancoverde e dal quarto minuto a sorpresa, per quanto si stava vedendo, il Bari sblocca il punteggio, dunque Avellino 0 Bari 1, ha sbloccato Ferrante, gran merito della marcatura, va a signorile, preciso, abile dal versante di destra, accogliere il compagno smarcato, Ferrante è pronto all'appuntamento con il gol. E dalla prima vera azione, la prima vera sortita, la formazione ospite ha colpito. Dopo che l'Avellino dava l'impressione di arginare al meglio, di aver assunto le redini del gioco. Dunque Bari in vantaggio al primo affondo. Avete sentito sullo sfondo l'esultanza dei calciatori del Bari Under 16 che nella partita successiva affronteranno, attenzione occhio all'inserimento di Palomba, Messina ai limiti dell'area di rigore, ha fatto suo il pallone in presa bassa, provato subito a reagire la squadra di Giuliano che è sotto nel punteggio, De Carolis, Ferrante, Fucci in avanti, palla respinta, ancora Fucci di testa, Virgilio, lancio di Stabile, dicevamo, avete sentito sullo sfondo l'esultanza dei calciatori del Bari Under 16 che stanno assistendo in nostra compagnia a questa partita in attesa di sfidare nel match successivo i pari età dell'Avellino in questo doppio confronto che vede di fronte appunto Avellino e Bari. Quest'oggi ha aperto la serra, Bari non lontanissima, molti tifosi biancorossi a seguito delle due squadre appartenenti al settore giovanile del Bari. Ecco Andreozzi, Avellino è chiamato ora a recuperare nel punteggio. Non è stato un sabato fortunato per ciò che riguarda le rispettive prime squadre. Sconfitte sia Avellino che Bari nel campionato di Serie B, una giornata da incubo specialmente per l'Avellino che ha subito una memorabile batosta interna contro il Perugia 5-0 per la squadra di Bucchi, sconfitta anche per il Bari di Colantuono sul campo dell'Entella, una battuta d'arresto che frena un po' lo slancio della formazione biancorossa che nel mercato di gennaio si è rafforzata in maniera considerevole e punta, se non altro, a una posizione nei playoff. Di Noia chiude su Gambino. L'Avellino si riaffaccia dalle parti di Messina, altro corner per la formazione biancoverde, che ha avuto una buona opportunità con Virgilio, riattivo Messina, a respingere il tocco del capitano biancoverde. Il corner di Gambino, palla in aria di testa, Lupoli va a schiacciare e palla al lato, occasione gol per l'Avellino, di testa Lupoli ha colpito, ha schiacciato il pallone sul sintetico del rettangolo di gioco di Prato La Sera, non ha trovato lo specchio della porta, ha mirato
l'angolino basso, il biondo centrale di Giuliano Avellino, vicino al pareggio. Ora Di Noia per il Bari, manovra la formazione di Detrizio, dicevamo ex calciatore professionista del Bari anni 80, rimessa laterale per la squadra ospite che è avanti di un gol, sta decidendo Ferrante, abile, pronto a ricevere l'assist dalla destra del numero 7 signorile, tutto solo Ferrante con la porta sguarnita. Ha ricevuto un pallone su cui vi era scritto basta spingere. Non si è lasciato sfuggire alla ghiotta occasione Ferrante e ha portato in vantaggio il Bari. Fallo di Fucci su Pietro Longo, calcio di punizione per la squadra irpina. Appoggio corto per Pietro Longo. Serpico, Riccardis, allontana Pinto, il capitano della squadra biancorossa. C'è fallo ai danni di Serpico, calcio di punizione per gli irpini. Sbaglia l'Avellino, troppo precipitosa la formazione di Giuliano, prova ad approfittarne il Bari. Allontana ancora Pinto. Lottano Riccardis e Massari. Alla fine l'ultimo tocco del numero 11 barese, rimessa con le mani ad appannaggio della squadra di casa. Altra rimessa laterale in favore dell'Avellino che guadagna qualche metro. Di testa lontana Agostinelli. Andreozzi riceve Antonio Mozzillo, entra in area, si allunga il pallone tradito dal rimbalzo Antonio Mozzillo, ma c'è Stabile che tenta la serpentina. Intervento efficace di Signorile. Fucci, Signorile che ricordiamolo ha avuto il merito di servire la palla giusta per Ferrante, che da buon opportunista si è fatto trovare pronto nell'appoggio vincente. Palomba per l'Avellino, ci prova dalla distanza, destro temerario di Palomba, sparacchiato altissimo il numero 9 biancoverde. Si riparte da Messina, Lo Foco, Lupoli, contrasto falloso, è andato giù Ferrante, calcio di punizione per il Bari. Siamo al decimo del primo tempo, Avellino 0 Bari 1, ha sbloccato al quarto minuto Ferrante. Ora De Carolis, Signorile, il cross di Signorile che l'ha presa sicura di Romano. Siamo difensore dell'Avellino, si accinge ora al rinvio, palla nell'altra metà campo, il tocco di ginocchio di Virgilio Massari, il palleggio del numero 11 Matarrese, ancora Bari, Agostinelli, poi indeciso sul da farsi, alla fine serve Matarrese, il Bari torna indietro, si riparte dallo Foco, avanza di qualche metro il capelluto calciatore biancorosso. Ora Signorile prova il dribbling, si allunga il pallone, interviene su di lui Pietro Longo, spintonato irregolarmente Stabile, altra interruzione, calcio di punizione all'Avellino decretato dal signor Manzo di Torre Annunziata. Aiutato a rialzarsi Stabile, calcio di punizione dunque per la formazione padrona di casa. La rincorsa di Stabile, il sinistro del numero 3 Pietro Longo, nel circuito di centrocampo Pietro Longo vince un paio di contrasti, non riesce a servire Antonio Mozzillo, era buona l'idea ma si sono chiuse le maglie baresi. Ora prova a ridistendersi la squadra ospite, già letale al quarto del primo tempo. Signorile, cross in aria, ha letto benissimo Lupoli che allontana, Palomba
Porta palla Palomba, ha la necessità di girare, si è anticipato Andreozzi. Lupoli allontana, c'è un po' di confusione. Con calma il Bari, forte del vantaggio. Il lancio di De Carolis, la spizzata di Ferrante. Rincorre la sfera Riccardis che è in netto vantaggio sull'avversario, anche se il pallone era raggiungibile per entrambi, rimessa laterale comunque per l'Avellino. Ecco Riccardis, palla indirizzata a Palomba, anticipato. Lotta Virgilio con l'altro numero 4 Fucci. Sguscia via Massara, avanza Massara, il cross dal fondo. C'è un rimpallo, ci sarà corner per il Bari. Il primo battuto dalla formazione allenata da Giorgio De Trizio. Tredicesimo. Bari in vantaggio qui a Prato la Serra. Con la battuta del calcio d'angolo, traiettoria bassa, sfera respinta. Gambino esce fuori dalla sua area, si allunga il pallone, alla fine la rimessa laterale per il Bari. Matarrese con le mani, Agostinelli, Matarrese, il tocco di Massara, allontana Virgilio. Resta in zona d'attacco la formazione pugliese. Lotta Riccardi, siamo sull'auto di sinistra, va giù un calciatore del Bari, trattasi di Massare, ma la scorrettezza è sua, calcio di punizione per l'Avellino. No, c'è rimessa laterale, sembrava calcio di punizione. Con le mani Riccardis, palla in avanti, sovrastato Gambino, Di Noia, l'altro numero 8 Petroluongo, prova il break il Bari, Palomba in aria, approvato dal Zarla, esterno destro, vita facile per Messina che è indietreggiato di qualche centimetro e ha fatto suo il pallone, anche se il pallonetto tentato da Palomba era molto molto debole. Ha avuto vita facile l'estremo difensore del Bari. Gambino, Riccardis, lo scatto di Fucci, ha alle sue spalle Palomba. Fucci mantiene buono il pallone e con astuzia riesce a far carambolare il pallone sul corpo di Gambino, guadagnando una rimessa laterale. Rimessa per il Bari ancora. Matarrese va a raccogliere la sfera, la rimette sul rettangolo di gioco. Stavolta la rimessa con le mani e a beneficio degli irpini. Palla gettata in avanti, la colpisce di testa Matarrese. Non c'è fallo laterale, il pallone è rimasto buono, rimasto giocabile. Alla fine l'oggetto del contendere è preda dei calciatori biancoverdi. Antonio Mozzilio in azione con il solito numero 10 sulle spalle. Ora Stabile, la piroetta di Stabile a disorientare l'avversario. Accelera Stabile, riesce a servire in qualche modo Palomba, strattonato vistosamente, regolarmente. Calcio di punizione per l'Avellino. Sedicesimo, ed a un minuto scorcato il quarto d'ora di gioco. Avellino sempre in svantaggio con il Bari per una rete a zero. Ha segnato Ferrante al quarto. È pronto Gambino a battere il calcio di punizione. La battuta del numero 7, palla all'altezza della lunetta, svetta Di Noia. È in posizione regolare Gambino, ma Messina fa suo il pallone in presa aerea, neutralizzando Gambino. Ora De Carolis, signorile, avanza signorile, l'appoggio ottimo sulla destra per De Carolis, palla in aria di testa di Cardis a prolungare dopo il colpo di testa di Serfico. Rimessa laterale per il Bari. Matarrese è indeciso, attende che qualche compagno si avvicini. Alla fine cede a
Massari, ma sbaglia anche le modalità della rimessa laterale, ci sarà inversione. Svetta lo stesso Massari, Fucci, Signorile, il sinistro smorzato di Signorile, guadagna un corner, il numero 7 biancorosso, ancora calcio d'angolo per la squadra di mister Detrizio. Agostinelli dalla bandierina, occhio a Di Noia, occhio a Fucci, palla a mezza altezza, la sfera che salza a campanile, rimbalza sul rettangolo di gioco, provato la stoccata, il numero 5 Pinto, bravo Romano ad evitare il corner, il lancio dell'estremo difensore dell'Avellino, di testa svetta Pinto, Pietro Luongo è in posizione regolare, Gambino deve impegnarsi per mantenere il pallone in gioco, ce la fa, ecco Gambino, rasso terra basso, palla intercettata da Di Noia che si rifugia in foul laterale, non ha voluto correre rischi il calciatore del Bari. Avellino resta in zona d'attacco, altra rimessa con le mani in favore dei campani, 19esimo, si lotta ancora stabile con le mani, palla in aria, Pietro Luongo, Andreozzi, è di fatto un retropassaggio al portiere avversario, un passaggio al portiere avversario, ecco Di Noia, lancio in avanti di Di Noia, spiazzato Lupoli dal colpo di destra di Ferrante, allontana stabile, palla direttamente in tribuna, messa laterale per il Bari. Ci avviciniamo al 20esimo del primo tempo, con le mani è pronto De Carolis, Pietro Luongo, rimessa laterale, non è riuscito stabile a liberarsi dalla morsa degli avversari, rimessa con le mani per il Bari, è pronto De Carolis, lascia scorrere Di Noia, anticipo di Lupoli, calcio di punizione per l'Avellino, dovrebbe essere stato sanzionato un fuorigioco di rientro. Ricordiamo che nel campionato nazionale Under 15 c'è solo l'arbitro in campo, il direttore di gara non è assistito, non è coadiuvato dai guardaline. Il pallone va rimesso in moto nel punto esatto di battuta, ha intercettato il capitano barese Pinto, Ferrante, Serpico, Pietro Luongo, Virgilio in suo aiuto, Virgilio, le lunghe leve di Virgilio, chiuso in sandwich, calcio di punizione, intervento falloso proprio sotto gli occhi del direttore di gara, riparte l'Avellino a caccia del pareggio, Serpico rischia e poi Fucci prova a lanciare il numero 9 Ferrante che sarà fermato, colto in controtempo Ferrante, forse anche egli sorpreso dall'errore dell'avversario che ha consentito a Fucci di ripartire. Buon per l'Avellino, il Bari non ha sfruttato questa opportunità. Ecco Fucci per la formazione barese, avanza con eleganza Fucci, Signorile gira bene sulla sinistra per Matarrese, la spallata giudicata regolare dal direttore di gara, si continua a giocare, ecco l'Avellino, Pietro Luongo un po' scoperto il Bari, Pietro Luongo temporeggia consentendo agli avversari di recuperare posizioni, ora Gambino con la coda dell'occhio pesca Palomba, l'ostruzione regolare di Pinto, gioco interrotto, dovrebbe esserci calcio di punizione per il Bari per il fuorigioco segnalato a Palomba. Lo Foco
Fucci, scusa Pinto, Andreozzi, il controllo di Pinto, il pressing di Antonio Mozzillo, retropassaggio a Messina, il sinistro di Messina a rilanciare, allontana Virgilio, calcio di punizione per l'Avellino, giudicato irregolare l'intervento di Pinto su Antonio Mozzillo. Calcio di punizione per la formazione campana quando siamo giunti al 23esimo della prima frazione di gioco. Avellino 0, Bari 1. La rete di Ferrante al quarto del primo tempo sta regalando il successo alla squadra barese. Avellino Bari, match valido per la 21esima giornata nel campionato nazionale Under 15, riservato alle squadre di Serie A e di Serie B. È pronto a battere Andreozzi, traiettoria medio-bassa, dalla distanza di Cardis, il tuffo plastico di Messina. Lofoco, lancio di Lofoco, pallone smorzato, Andreozzi, maniera subitanea verso Palomba, che non è riuscito ad entrare nella disponibilità della sfera. Rischia Lofoco, quasi ne approfitta Pietro Luongo, se la cava il Bari. Intercetta Riccardis per l'Avellino. Ancora la squadra campana che insiste. De Carolis all'indietro per Messina, il pressing di Palomba, Virgilio a staccare, Agostinelli, controllo di petto e avanza Matarrese, vuole lo scatto di Ferrante, palla irraggiungibile per l'attaccante barese, fuorigioco di rientro di Palomba, calcio di punizione per il Bari. Siamo all'altezza della tre quarti, Signorile ci prova dalla distanza, Signorile, il sinistro che termina abbondantemente al lato, conclusione innocua del numero 7 barese, che si è immediatamente liberato della sfera provandoci dalla media distanza. Nessun problema per Romano, prova a ripartire la formazione di casa. Agostinelli, ancora Signorile, gli sgatica in maniera regolare il pallone Pietro Luongo, prova a cambiare gioco Pietro Luongo ma è impreciso, a nostro avviso ha tentato di servire Gambino posizionato sull'alto di sinistra. Ancora il Bari, stavolta è impreciso Matarrese, lascia scorrere il pallone sul fondo Serpico, si ripartirà da Romano. 26esimo del primo tempo, ha smesso di piovere proprio la sera, anche se le condizioni meteo restano certamente non delle migliori, anche in vista della sfida del pomeriggio, la sfida tra Avellino e Bari, categoria Under 16. Ecco Gambino, porta palla, De Carolis fa su il pallone e fa ripartire il Bari. Signorile, ancora Signorile, si incaponisce nel dribbling, alla fine la formazione di Gassa guadagna un'altra rimessa laterale. Sempre stabile, si lotta, Palomba fermato, Signorile stabile, il tocco ultimo di Rinoia, rimessa per l'Avellino, sempre stabile a rimetterla in mezzo, anticipato Pietro Luongo, Lofoco in qualche modo, Virgilio sovrastato da Fucci, Riccardis ad arrestare l'avanzata del Bari, palla spedita in faro laterale. Di testa colpisce Gambino, il pallone è bagnato, stava per tradire De Carolis,
Agostinelli va giù intanto Palomba. Si continua a giocare, poi il direttore di gara interrompe le ostilità per sincerarsi delle condizioni del numero 9 biancoverde, che va lentamente rialzandosi. Magna la tempia destra per Palomba. L'interruzione del gioco in questi casi è discrezionale, però quando un calciatore viene colpito alla testa, sospendere le ostilità diventa in quel caso, oltre che coscienzioso, anche obbligatorio. Palla restituita sportivamente al Bari. Di Noia prova ad accelerare. Di Noia, la verticalizzazione, ha provato la finta di corpo Massari, non si sono lasciati ingannare i difensori dell'Avellino. Il velo di Palomba che non trova assistenza. Ancora Bari, ancora con Signorile. Massari duella con Riccardis. Ancora Massari che porta palla, accelera, entra in aria. Massari sterza, ancora il numero 11 del Bari. Il cross al centro, il tanto, ha appostato Ferrante sul secondo palo. L'anticipo di Stabile in calcio d'angolo. Si riaffaccia dalle parti di Romano la formazione pugliese, che ricordiamo lo sta conducendo per una rete a zero quando ci avviciniamo alla mezz'ora di gioco. La battuta del tiro d'angolo, c'è un colpo di testa, è Ferrante ad andare all'inzuccata, la presa comoda di Romano. Riccardis con le mani. Di Noia, Agostinelli, ancora Agostinelli, Lofoco, sbaglia Lofoco ad impostare, rimessa laterale per l'Avellino. La spizzata di Signorile, intervento di Lupoli giudicato regolare. De Carolis, Di Noia, Fucci, va giù Fucci, giallo per Andreozzi, primo ammonito del match, la sanzione disciplinare del direttore di gara, cade giusto alla mezz'ora del primo tempo. 5 minuti, poi si ritornerà negli spogliatoi. Calcio di punizione per il Bari. Sarà Lofoco a battere il piazzato. Palla all'indietro per il capitano biancorosso Pinto. Ecco Pinto ancora. Lo scambio con Lofoco. De Carolis. Sbaglia De Carolis l'apertura a beneficio di Signorina. Rimessa laterale per l'Avellino. Siamo entrati nella fase finale del primo tempo. Atterrato Palomba, calcio di punizione ancora per l'Avellino. La battuta di Virgilio sulla sinistra, manovra ora Gambino che si accentra, ma ci mette la gamba il numero 2 De Carolis e Gambino è costretto a fermarsi perché non ha più il pallone tra i piedi. Rimessa con le mani per il Bari ora. Di testa svetta Signorile, Lupoli su Ferrante, Di Noia ad alimentare l'azione per il Bari. Andreozzi, palla allontanata, intervento in azione di disturbo di Palomba. Lofoco la ricaccia via, ha un'incertezza Serpico e Ferrante che prova a disturbarlo. Un'esitazione che poteva essere pagata a caro prezzo, quella di Serpico. Buon per lui che Ferrante non è stato troppo deciso nel contrasto, nella azione di disturbo all'avversario, e se l'è cavata Serpico. Intercetta Fucci, il gasto tega morbido
superficiale di Lupoli. Ancora Fucci. Fucci sguscia, alla meglio pure su Virgilio. Il direttore di gara però ha arrestato il gioco, probabilmente per un calcio di punizione, per un fallo commesso da Fucci nel liberarsi degli avversari nel tentativo di dribbling. La allontana Romano, destra colpisce Di Noia, manca il pallone lo fuoco, rimedia alle sue spalle Pinto, il rinvio di Messina, di testa Lupoli, di testa ancora Pinto, Matarrese svirgola, Agostinelli, ancora Matarrese, Virgilio per l'Avellino, Riccardis, Lofoco, non rischia Lofoco Messina, Pinto, 33, due minuti più eventuale recupero all'intervallo. Pinto cambia gioco, assist preciso per De Carolis, signorile, fa muro il numero 3 stabile, consentendo a Lupoli di sparacchiare il pallone in tribuna ed allontanare la minaccia così. Ancora stabile De Carolis, Agostinelli, Matarrese, Massari, ancora Massari, il dribbling un secondo, aveva provato a servire in profondità Ferrante, intervento di Serpico ha evitato guai peggiori all'Avellino. Rimessa con le mani in favore dei padroni di casa, intanto ci sarà un minuto di recupero, si giocherà sino al 36esimo. Altra rimessa laterale in favore dei padroni di casa. Pietro Luongo ruba palla, giallo anche per Fucci. Parità ora nel conto degli ammoniti, uno per parte. Fucci va ad aggiungersi all'Avellinese Andreozzi. Stabile, allontana di testa Lofoco, spaccata Virgilio, così però mette in moto gli avversari. Matarrese, Riccardis in foro laterale. Altra gittata, si lotta Andreozzi, il duplice fischio del signor Manzo, si va negli spogliatoi, il Bari sta conducendo per una rete a zero in casa dell'Avellino, decide il gol di Ferrante, messo a segno al minuto numero 4. A risentirci per il commento del secondo tempo. Amici sportivi alla visione, ancora immagini dall'impianto sportivo posto di Pettola Serra, è cominciato il secondo tempo della partita di calcio Avellino-Bari, match valido per la 21esima giornata del campionato nazionale Under 15 riservato alle società di Serie A e B. Il primo tempo vede il Bari in vantaggio per una rete a zero grazie al gol messo a segno da Ferrante al quarto minuto di gioco. Passiamo subito alla rilettura delle distinte, partiamo dalla squadra che ospita, non dovrebbero esserci stati dei cambi durante l'intervallo, quindi i 22 di partenza sono rimasti sul rettangolo di gioco. L'Avellino, Romano tra i pali numero 1, 2 Riccardis, 3 Stabile, 4 Virgilio, 5 Lupoli, 6 Serpico, 7 Gambino, 8 Pietroluongo, 9 Palomba, 10 Antonio Mozzillo, 11 Andreozzi, in panchina Martire, Arena, Conte, Lecce, Marchese, Benedetto Mozzillo, Leone, Viscovo e Potenza. Allenatore Pasquale Giuliano.
Il Bari, allenato dall'ex calciatore professionista Giorgio Tetrizio, schiera Messina, portiere numero 1, 2 De Carolis, 3 Matarrese, 4 Fucci, 5 Pinto, 6 Lo Foco, 7 Signorile, 8 Di Noia, 9 Ferrante, 10 Agostinelli, 11 Massari, in panchina Pritko, Andrisani, Daniele, Di Pinto, Capobianco, Martelli, Gadicchio, Samere e Sibilla. L'arbitro è il signor Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata. Il gruppo di testa del Barese Massari, Virgilio Pellavellino. La squadra di casa aveva iniziato a sprombattuto, aveva creato nei primi 3 minuti di gioco anche qualche opportunità, poi l'improvvisa ripartenza del Bari, contropiede perfetto con la formazione di Tetrizio, il passaggio preciso dalla destra di Signorile per la corrente Ferrante che a porta sguarnita ha depositato il pallone in fondo al sacco per il vantaggio del Bari e del gol che sta decidendo questa partita. Avellino che rischia il secondo capitombolo consecutivo in campionato dopo lo stop della settimana scorsa in quel di Latina. Il Bari invece ha impattato tra le mura amiche con il Perugia per 1-1. Lo scatto di Signorile, intervento in scivolata di Stabile, rimessa laterale in zona d'attacco per la formazione pugliese. Ecco Signorile. Calcio di punizione per la formazione ospite. Calcio di punizione che sarà battuto dal versante di destra. Conta i passi il signor Manzo, appartenente alla sezione campana di Torre Annunziata. Sarà proprio Signorile a battere il calcio di punizione, colui che ha subito il fallo. Sistema il pallone il numero 7, autore dell'assist che ha consentito a Ferrante di sbloccare lo 0-0. Al quarto minuto della prima frazione di gioco parte Signorile, la traiettoria che non inganna Romano, la presa sicura del portiere biancoverde che si appresta al rilancio. La strada che salza a campanile, di testa colpisce Massari e volontariamente lancia Pietrolungo, va giù Pietrolungo, rischia il giallo, il numero 8 di Noia. La leggerezza di Massari che con un colpo di testa all'indietro ha mandato in crisi i compagni. Pietrolungo ha creato grosse difficoltà a Di Noia che non ha potuto far altro che stendere l'avversario lanciato verso l'area avversaria. Rimasto al tappeto Pietrolungo, in agguato sul colpo di testa improvvido di Massari che involontariamente ha innescato l'avversario, poi Di Noia ha fatto il resto stendendo l'avversario in piena corsa. Ammonizione per il numero 8 Barese. Il calcio di punizione per l'Avellino, ancora al tappeto Pietrolungo, intanto qualche scintilla sul rettangolo di gioco tra Antonio Mozzillo e Lo Foco, secondo andiamo errati, i due si avvicinano al direttore di gara, invitati al chiarimento, le raccomandazioni di Manzo all'indirizzo dei due. Ora stiamo agli sviluppi di questo calcio piazzato per l'Avellino, ancora claudicante è Pietrolungo. Il centrocampista biancoverde di Giuliano lascia sorretto dal massaggiatore il rettangolo di gioco, vedremo se sarà in grado di continuare o se si renderà necessario l'avvicendamento. E allora, siamo al quinto della ripresa, l'Avellino ha questa opportunità. Ricordiamo che la squadra di casa è sotto di un gol. Sono 3 nei pressi del pallone, fischia il direttore di gara. Dovrebbe battere Stabile. Stabile no, batte Cambino, è uno schema Virgilio, non trova il pallone. La soluzione dell'Avellino ha partorito
un movimento goffo da parte del team campano. Calcio di punizione per il Bari. Si poteva far meglio. Lo fuoco. Ecco Di Noia. Scatto da parte di Signorile che viene fermato. Si allunga il pallone stabile, ma c'è l'intervento del direttore di gara. Calcio di punizione per l'Avellino. Dovrebbe rientrare Pietro Luongo. Steso stabile per l'Avellino. Calcio di punizione per i campani. Con la battuta di Virgilio. Gambino mette in difficoltà Di Noia. Se la cava in qualche modo il Bari. Fucci. Signorile. E sfera preda di Romano. Che si appresta al rinvio. La spizzata di Virgilio. Palomba. Lo scatto di Gambino che prende in posizione irregolare. Intervento di Di Noia. Il ritorno di Lofoco sull'avversario. Calcio d'angolo per l'Avellino. Settimo del secondo tempo. Bari sempre in vantaggio qui a Prato La Serra. È pronto Gambino. Nuvolo di calciatori in area. Corner corto, Antonio Mozzillo, Gambino, svetta Massari, Andreozzi, il destro di Andreozzi, palla alta non di molto, la sfera si è adagiata. Piccolo brivido per Messina. Invio del portiere del Bari. La posizione regolare, anzi no, di Massari. Calcio di punizione per l'Avellino. In fuorigioco il numero 11 biancorosso. Il calcio di punizione è battuto da Romano. Il pallone sovrasta Antonio Mozzillo. Matarrese scivola. Riesce a servire un compagno anche se sbaglia la misura del passaggio. Chiede il cambio. Pietro Luongo non ce la fa, il numero 8 biancoverde ha provato a calciare, nulla da fare, prima sostituzione di questa partita. Esce Pietro Luongo al suo posto, numero 14 Conte. Fuori anche Andreozzi, dentro Potenza per l'Avellino, dunque doppio cambio per la formazione di casa che deve recuperare nel punteggio. Allontana Messina, il primo pallone è toccato da Conte. Virgilio ruba palla, stabile, intervento di Pinto in chiusura, prova a ripartire il Bari, rimessa laterale in favore dell'Avellino. C'è fermento anche sulla panchina barese. Potenza, portapalla Potenza. Il buon lavoro di Riccardis. Sfera ricacciata nella metà campo del Bari. Ancora Potenza. Di testa colpisce lo fuoco. Potenza ancora per l'Avellino. Intervento di lo fuoco, ancora Potenza. Che ritorna sul pallone, poi c'è
la chiusura di De Carolis. L'ultimo tocco è di un calciatore bianco-verde, rimessa laterale per il Bari. Lupoli in agguato, il numero 9 Ferrante, palla in aria, il pallonetto da traversa del Bari. Immobile Romano, che sembrava fuori causa, traversa per il Bari, sbaglia Lavellino, cicca il pallone. Ferrante aveva colpito la traversa signorile, ora Fucci, Bari pericoloso, il lob per Agostinelli, la palla che rimane in aria, lontana Potenza, insiste il Bari, il sinistro di Signorile, ancora la formazione pugliese, alla fine ci sarà corner per gli ospiti. Avellino in affanno, Avellino che non riesce a ripartire, la traversa colpita da Signorile, la ciclata clamorosa del pallone, la bucata clamorosa di Ferrante per tentare di colpire la sfera da posizione favorevolissima. Trattavasi di un calcio di rigore in movimento. Si resta sull'1-0 per il Bari. Ha colpito Di Noia. Palla sul fondo. Sostituzione anche tra le fila baresi. Via Di Noia. È uscito Di Noia per il Bari. Via anche Matarrese. Doppio cambio per la squadra biancorossa. Si indispettiscono un po', quelli dell'Avellino. Gadicchio. Maglia numero 18, fuori anche De Carolis. E intanto l'arbitro allontana un componente della panchina avellinese. Una serie di cambi per la squadra ospite. Fase di stanca. Ovviamente Avellino arrabbiato per le operazioni non certo celeri del Bari, che ovviamente ha tutto l'interesse a lasciare trascorrere i secondi per condurre in porto questa partita, che sta conducendo per una rete a zero. Radicchio ne è entrato a battere la rimessa laterale. Intanto si accendono i riflettori qui a Prato la Serra. Il destro dalla distanza di Dipinto. La presa di Romano. Dipinto subentrato da De Carolis. Di testa lo fuoco. Rimessa laterale per l'Avellino. Palomba. Ancora si gioca, Virgilio ci mette la punta del piede destro, rimessa laterale per il Bari. Signorile, tra i migliori in campo quest'oggi, palla allontanata da Gambino, il colpo di testa di Di Noia, Potenza, l'anticipo di Pinto sull'avversario, ma c'è calcio di punizione per il Bari, evidentemente segnalato fuori gioco di rientro ad Antonio Mozzillo. Calcio di punizione per la squadra ospite a caccia del gol della sicurezza. Ancora Bari, cross al centro dell'area, incorre il pallone Gambino,
angolo evitato, riparte il numero 7, destro deciso di Gambino, Fucci, Agostinelli, Radicchio, rimessa per il Bari, si lotta, esiste la formazione di Tetrizio, messa laterale per l'Avellino, colto in controtempo Raticchio, svetta Agostinelli, allontana Virgilio, la spinta di Palomba all'avversario, calcio di punizione per il Bari. Da Pinto a Lofoco, Di Pinto, dentro anche Sibilla per il Bari, casacca numero 20. Tocco di petto di Ferrante, l'anticipo di Lupoli, allontana Stabile, Arpiona Uncina, Lofoco, Melino in possesso palla, Virgilio, apertura precisa sulla destra per Gambino, entra in aria Gambino, tiro di sinistro, la smanacciata di Messina, riceve i complimenti dei suoi compagni, il prodigio del giovane portiere del Bari sul sinistro di Gambino, grande parata di Messina che salva il risultato, è il 18esimo, la battuta del corner, la presa di Messina, altri applausi per lui, classe 2002 Messina. Grande Seba! Pinto, Radicchio, opportunità dunque per l'Avellino al minuto numero 18, la smanacciata di Messina in corner, a dire di no al tentativo di sinistro di Gambino, ecco Gambino che lotta, viene fermato Di Pinto, perde palla il Bari, Avellino arrabbiato, buona, buona Ale, rimessa laterale per il Bari, si infiamma il match, testa Massari, lotta potenza, vuoi anche fischiare arbitro, serie di contrasti energici, Pinto lascia scorrere, messa con le mani per il Bari, ripresa a piovere qui a Prato la Serra, si è resa necessaria l'accensione della luce artificiale. Con le mani Matarrese, lotta Riccardis, attenzione a Signorile per il Bari, ancora Signorile, prova a superare Lupoli, alla fine commette fallo, calcio di punizione per l'Avellino, ammonito anche Signorile, calcio di punizione per la formazione padrona di casa, terzo giallo, terzo bianco-rosso, terminare sul taccuino dei cattivi, potenza circunnaviga, fermato l'evento di Riccardis, ancora Gambino, rientra Gambino, un dribbling, ancora Gambino che insiste, e posizione regolare, no, Palomba, ragazzi, calcio di punizione per il Bari, si infiamma il match, si infiamma il pubblico sugli spalti, la battuta di Pinto, testa svetta Lupoli, Antonio Mozzillo non riesce a servire Palomba, Lofoco spintonato, Di Pinto in avanti, il gioco di rientro di Massari, calcio di punizione stavolta per la squadra di casa,
batte Serpico, Potenza, quasi si addormenta Radicchio, poi se la cava, pressi di Gambino su di lui, in scivolata Gambino, serve in qualche modo lo fuoco, Massari per il Bari, Virgilio non riesce a sottrargli il pallone, Ferrante la gira per Signorile, lo tende al varco stabile, Signorile, traiettoria bassa, Riccardi, intervento provvidenziale in scivolata, vediamo se ci sarà il capovolgimento di fronte, porta palla a Conte, temporeggia all'indietro per Riccardis, Palomba trova il pallone, Palomba, Gambino, ancora Gambino, su lui ringhia Radicchio, pallone termina in favo laterale, sfera è schizzata via dal destro di Gambino, messa laterale per la squadra locale, ora calcio di punizione sempre per l'Avellino, batterà Gambino, 22esimo del secondo tempo, 1-0 per il Bari, ci prova l'Avellino a caccia della parità. Tutti nati nell'anno 2002, la battuta di Gambino, fuori gioco di Serpico, calcio di punizione per il Bari, era comunque intervenuto Messina sul numero 6 dell'Avellino. Batte il piazzato Messina. Lotta Massari. Su di lui Riccardis. Duello spalla a spalla con il numero 2. Ancora Riccardis. Elude Riccardis Massari. Non riesce a trovare lo spazio necessario. Succi. Di Gancariga riparte l'Avellino. Il match sta emozionando ancora di più. La posizione di Gambino è regolare. Crossa Gambino, il pallone però è uscito, rimessa dal fondo per il Bari, anche se sul cross di Gambino, sul Casotega, comunque Messina aveva fatto suo il pallone, ci sarà rimessa dal fondo per il Bari, le squadre si sono allungate e beneficia la visione qui dalla tribuna. Esiste però l'1-0 in favore del Bari, match winner Ferrante in gol al quarto minuto del primo tempo. 24esimo, poco più di 10 minuti al termine di Avellino Bari, under 15, match che vede la formazione pugliese in vantaggio per 1-0. Batte lo fuoco, impreciso. Signorile non riesce a salvare il pallone, messa laterale per l'Avellino che prova un nuovo assalto alla porta pugliese, Riccardi si allontana con il destro, messa laterale in favore della squadra di Puglia, intervento in tackle di Virgilio, ultimo tocco di Umbarese, rimessa laterale per l'Avellino. Altro richiamo verbale all'indirizzo della panchina campana, il direttore di gara in precedenza ha già allontanato un componente della stessa, stavolta solo richiamo verbale, Antonio Mozzillo, qualche dribbling di troppo, alla fine c'è fallo su Dipinto, giallo per Antonio Mozzillo, secondo biancoverde a terminare sul taccuino dell'arbitro.
Nel complesso sono 5 i cartellini gialli estratti sinora dal direttore di gara. 3 per il Bari e 2 per l'Avellino. Allontana Romano, colpisce Pinto, stabile, pallone rimbalza dinanzi a Palomba, vita facile lo fuoco. Calcio di punizione per l'Avellino. Ferrante ha ricevuto un colpo al capo nel contrasto con Lupoli. Chiamo verbale per Lupoli, il quale spiega le sue ragioni al direttore di gara. Necessita dell'intervento del massaggiatore Ferrante del Bari. In gol al quarto del primo tempo. Decide il match. Intanto capitan Pinto si avvicina al direttore di gara a chiedere delucidazioni. È stato allontanato dal signor Manzo, anche se ora Pinto deve comunque guadagnare la sua posizione. La battuta di Serpico, allontana lo fuoco, colpo di tacco di Signorile a cercare di innescare Fucci, che viene neutralizzato. Lupoli è in fuorigioco. Gambino ne è consapevole, rinuncia a rincorrere il pallone. Azione di disturbo di Antonio Mozzillo su Messina, autore di un grande intervento sulla conclusione di Gambino qualche minuto fa. Dipinto il rimbalzo, Serpico di testa, Lupoli lo stesso di testa, poi stabile Conte, ancora stabile, colpisce lo fuoco, lottano Palomba e Conte, ma alla fine è Signorile per il Bari che perde palla. Virgilio la perde pure lui. Occhio al movimento del numero 9 Palomba, fermato regolarmente sulla tre quarti. Ecco il Bari ora, si infiamma sempre di più il pubblico sugli spalti del posto di Prato la Serra. Più o meno numericamente le fazioni più o meno si equivalgono. Altro cambio per il Bari. Esce un esausto Fucci, entra in campo il numero 14 Daniele. Sono illeggibili da una certa distanza i numeri della cartellonistica barese. Dunque il numero 14 Daniele al posto di Fucci. Con le mani pronto Radicchio. 29esimo, un minuto alla mezz'ora. Ferrante il palleggio, Serpico su di lui. Dolorante Ferrante, si arrabbia con lui Virgilio, ritiene che l'attaccante barese stia facendo scena. Messa laterale comunque per il Bari. Palla in area, la presa di Romano, chiamato a sveltire i tempi. Manca tantissimo alla fine. Avellino è sotto. All'andata fu 2-2. Il programma del 21esimo turno. Seguiamo l'Avellino per ora. Conte. Si ferma Conte. È quasi scivolato il numero 14 bianco-verde. Rimessa laterale in favore della formazione padrona di casa. Palla in avanti. Ecco il Bari con Signorile, inesauribile. Il fallo di Signorile, calcio di punizione per l'Avellino. Diciamo il programma che prevede il derby campano Salernitana-Benevento, poi Roma-Crotone, Palermo-Latina è stata rinviata, Pescara-Ternana, Frosinone-Napoli, Perugia-Ascoli-Avellino-Bari. La classifica: Roma in testa con 53 punti, Napoli e Palermo 36,
Salernitana 35, Benevento e Frosinone 33, Bari 31, Avellino 25, Perugia 22, Latina 19, Pescara 18, Ternana 16, Ascoli 13 e Crotone che chiude a 12 punti. Avellino in questo campionato ha ottenuto 7 vittorie, 4 pareggi, ha perso 9 volte. Il Bari 9 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Avellino ha fatto 22 reti, ne ha subite 26. Il Bari ora ha 31 reti fatte e ha 27 subite. In questo momento in classifica il Bari salirebbe a quota 34 in attesa di conoscere i risultati del Frosinone e del Benevento, impegnati rispettivamente in casa con il Napoli e in trasferta con la Salernitana. Il prossimo turno Ascoli-Avellino, Bari-Palermo, Crotone-Pescara, Ternana-Frosinone, Benevento-Napoli, Salernitana-Perugia e Latina-Roma. Calcio di punizione ora per la formazione di casa, il numero 20 Potenza alla battuta al 32esimo, 3 minuti più recupero alla fine di questa partita, intanto è uscito stabile per l'Avellino. No, c'è rimessa con le mani per la formazione campana. Agli ultimi assalti Riccardis, lo spiovente, il disturbo di Virgilio, Conte, ancora Conte, Lupoli rimette in avanti Virgilio per l'Avellino, una serie di rimpalli. La posizione di Conte è regolare ma è irraggiungibile. Ancora un duplice cambio per il Bari. Fuori Massari, dentro Martelli. Dentro anche Samele, fuori Ferrante. L'autore del gol sinora decisivo. Il rilancio di Messina, 34esimo, si attende la segnalazione del recupero. Lo scatto di Antonio Mozzillo, la presa di Messina, che si lascia sfuggire il pallone, ma c'è fallo sul portiere biancorosso. Calcio di punizione per il Bari. Ovviamente zoppicante Messina, calcio di punizione per il Bari, la battuta di Ilofoco, Lupoli a colpire, allontana Potenza, Viscovo, colto in controtempo Antonio Mozzillo, può ripartire il Bari con Samele, il destro di Samele, la deviazione in corner di Serpico, calcio d'angolo per il Bari che tiene l'Avellino, 4 minuti di recupero, ci pare 4 minuti di recupero, si giocherà sino al 39esimo, diciamo corner per il Bari che tiene l'Avellino lontano dalla propria metà campo. La battuta del piazzato, accenna l'uscita Romano, c'è fallo su Lupoli, calcio di punizione per l'Avellino. Battuta di Romano, colpisce di testa Gambino, intervento in chiusura di Radicchio, messa laterale per la formazione locale, allontana Potenza, di testa svettalo Foco, Lupoli che si potente in avanti, avanza Lupoli sull'alto di sinistra, rimessa dal fondo per il Bari, le proteste vane di Lupoli all'indirizzo del direttore di gara.
Il rilancio di Messina. Il tocco di Riccardis. Lo fuoco, Virgilio. Non si lascia scavalcare Sibilla, che però commette fallo. Tutti dentro. Quelli dell'Avellino. Ognuno l'uomo! Ognuno l'uomo! Tre minuti al triplice fischio. Opportunità per la formazione. Ognuno l'uomo, ragazzi! Di casa. Il Bari che ha denti stretti difende l'1-0. La palla in penaria. Il pallone filtra. Non c'è corner. Rimessa dal fondo per il Bari. Intanto gli ha adagiato Capitan Pinto. Ancora Messina, rilancio. Calcio di punizione per l'Avellino. A testa bassa la formazione di casa. La disperata caccia del pareggio. Con la battuta del calcio di punizione, l'uscita di Messina. E scappa gli applausi e numerosi tifosi baresi presenti in tribuna. Telefonata. Debole la posizione di Serpico. Lupoli in avanti, la buona guardia su di lui, Lo Foco che lascia scorrere sul fondo. Il Bari che se un altro consolida la settima posizione. Avellino che non riesce ad avvicinare i pugliesi in classifica. Agostinelli, movimento di Samele, ancora al Bari, la strada non previene a Signorine. Romano, ultimissimo assalto dell'Avellino, cerca di evitare il KO, la formazione di casa. Triplice fischio del signor Manzo, esultanza del Bari che spugna l'impianto posto di Pietro Lasega per 1-0. Decide il gol di Ferrante, siglato al quarto minuto del primo tempo. L'Avellino perde in casa contro il Bari. E dunque resta a meno 8 la squadra biancorossa, che in classifica vola a 34. Avellino si ferma, esultanza del Bari che ha meritato questi tre punti. Dall'impianto sportivo Pratola Serra è tutto, il Mascolese al commento. Alfonso Iannone alla telecamera, risentirci ai prossimi eventi di Avellino TV.